Pronti, prontissimi, anche sta Seia. Aspettai i vostri telefonè in diretta come tutti i venerdì Seia. E tu sei, tu sei 140-771, ne mancavi perché venerdì passò e mo lasciò posto a politica, ai confronti tra i candidati sindaco de Sena. Sta Seia in diretta invece per salutare l'arrivo delle steppe, salutare ovviamente il padrone de casa, Franco Bampi, una buona seianga. Signori a tutti, buongiorno. Cadu, secco, secco. Ma come è secco? No, secco a terra, umido in giro, però sì, a terra sì. Una roba d'Africa. Ah sì, questo sì, è vero, non che è quando c'è. Sai anche in veggio, ma in sogno così non me lo ricordavo da tempo. E mi pensato un sogno cadu, quello lì veramente, mi ricordo una processione di San Giovanni Battista in 24, ma forse quello del 2003, che era stato quell'anno eccezionale, quello è veramente che accade. Me l'ha detto anche un regista, Filippo Rusci, in Teuege, Owa. Detto questo, professore, aspedia, perché partiamo con tantissimi argomenti e risposte da dare, professor Bampi. E domande su queste tre, e menzioniamo subito. Come si dice in genovese pipistrello? Va bene, non devo dirlo, di agli altri. Poi i pipistrelli mangiano i moscerini, allora chiediamo... Come si dicono i moscerini? E poi la terza, Ale? La terza è la lucciola. Se rivedano un po' dopo. Sì. Almeno dagli altri in alta Pulsevia se veda. Sì, è un insetto che sente molto dei cambiamenti climatici, più che climatici, cambiamenti di inquinamento. In città, una volta in città, se vedeva anche nel centro storico. Sì, io. Invece, mi ricordo che a Pinde, cioè belle, vedile. Carrega tua, firma Davide Sacco, un beggio in tu pertuso, un pertuso in tamiagia, per me giudì, con Lorenzo Vigo e Alessio Calcinai. Ole ligò come sempre a Liguria, ole ligatissimo a Sena e ole un personaggio sportivo, professor Bampi. Non dimo altro, professor, quando se che dice così, o fa quattro passi in terreno, quando si parla di sport. Porto. Però ci conosce bene anche Vusciano. Anche me. I telefoni squillan, che è la prima telefonata, credo. Chi l'ha in linea? Buonasera. Se sono mi, sono Massimo da Bolzaneto. Tieti Massimo, ciao, buonasera. Ciao, no, volevo rispondere a tre domande. Dimmi, via. Allora, a prima pipistrello. Pipistrello. Okay. Allora. Mi ha tirato un ratto per nugo qua R. Lo dice anche ratto per nugo. Sì. La seconda cosa lea? La seconda lea è moscerino. Moscerino. O dice a muscin o anche papattaggi, poi non so. Mm. Poi? E l'ultima? Ma c'è bella, c'è bella. E a caricatura invece? Davide Sacco? Non l'ho vista, poi vedo. La femo vede per tuso in tamiagia. Mi dice un regista che ti è a voce di Brusun, ma non ti è un Brusun, ti è un Massimo. Sono Massimo di Bolzano. O per tuso? Non so. O sei un garbo, o sei un... non so. No, gli altri non riescono a sapere chi è un personaggio con che è l'inmeso. Non capisco niente. Bene, non riesce a capire. No, questo non è lo carino. Siamo qui per nuove mesa. Se ti è tempo di ricamare, ti lo capisci, siamo chi è. Grazie Massimo, ciao, un saluto ciao, a Bussaneo. Ciao, e un saluto speciale anche a Flavia Pareto, Zena Singers. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Chi perché ha ne regaliato una canzone da chi ha vinto i minuti con i Zena Singers in successo di queste ultime settimane, ma soprattutto arriva in i prossimi giorni una bellissima iniziativa. Vediamo a Locandina, che fa riferimento a cose. Flavia. Allora, abbiamo la possibilità di presentare un nostro concerto all'interno del teatro del carcere di Marassi. Abbiamo chiesto di poter regalare ai detenuti in occasione del 21 giugno, che è la festa della musica a livello internazionale, coincide anche con il solstizio d'estate, un concerto al pomeriggio nei confronti dei detenuti e il pomeriggio alla sera per il pubblico esterno che vorrà entrare all'interno delle mura del carcere. In i prossimi minuti abbiamo anche in collegamento altrettanto speciale proprio per parlare di questa iniziativa, intanto i ragguagli e prenotazione e iscrizione e tutto quanto, teatronecessariogenova.org, dico sì, bene? Sì. E poi lì trovate tutte le istruzioni. È l'associazione che gestisce il Teatro dell'Arca all'interno del carcere, organizza tutte le manifestazioni dentro questo teatro. C'è questo tramondo straordinario di Sena, altra telefonata, buonasera, chi l'ha in linea? Netta de Trasta. Ciao, un saluto, via. Allora, prima cosa che mi ricordo... Pipistrello. Ratto per nevo. Sì. Muscin. Sì. Cioè bella.
E a carica tu a chi assaia? So. Va bene. Grazie. Un saluto a Pulsevia, a Trasta e gnatri da Pulsevia ne Montavalle Scrivia, perché professor Bampi, un appuntamento fisso. Vogliamo sapere se quella statale lì che divide a Valle Scrivia l'Arvan oppure noi, o femo praticamente tutta la settimana, teniamo viva la tensione perché lì muove negozi, imprese, pendolari sono in difficoltà. Stefano Molinari, lo presidente del comitato, e a lui, Stefano, quali sono le notizie? Buonasera. Notizie sono che abbiamo fatto una manifestazione qualche giorno fa, visto tanta gente. Molto partecipata da Oburgo e da Runco, e con tanta gente, tanti sveni, tanti lavoratori, tanta gente che veniva da tutte le parti. È stata una bella manifestazione e qualche giorno dopo che abbiamo avuto una riunione con la Regione e l'ANAS, e in questa riunione ho detto che entro la fine del luglio dovevi andare via. Ora, se vimo tu, queste sono immagini invernali, in tuo frattempo gli erbugan e fugge, però se non è luglio, viatri di alle morte, pegnatri. Ma per forza, già luglio è già tardi, perché nel primo momento l'aveva detto a giugno, primi di giugno, poi l'ha cambiato una idea, però speriamo che stavolta sia definitiva, e comunque tieni presente che a luglio già una buona parte delle stelle non è a fine del luglio. Ah, seguo. Però Stefano, a un netto di questa difficoltà che pegnatri a primo canale alla resta prioritaria, e noi amolemo e monitoriamo se veramente sai a luglio. Dunque, ANAS, che è la titolare da strada, gli enti competenti, se Dorian ovviamente pigia e responsabilità educaggio. Però a Borgo Furnari, con la comune di Runco, non c'è solo cose critiche, cose brutte, che anche delle cose belle. E mi pare di aver capito dove ti trovi lì stasera. Sì, stasera sono in esterno, infatti che muscini, come capite, muscini stasera. E sì, sono da un ricreatorio, da un circolo, dove fermo tutti gli anni, fino a 2 anni fa, 3 anni fa, le muffette a Sagradura io. E anche quest'anno. E quando è, quando è quest'anno? Primo di luglio, 2 e 3 luglio, venerdì, sabato e domenica. Allora, cerchiamo di farli vedere questi raio che non sono cate in i centri commerciali, perché... ma ne hai sempre detto che i fè lì su posto, professor Bampi, c'è mai aneto da quelle parti a mangiare raio? Sì, ma ne siamo andati, ne fanno proprio. Sì, ma lì a pre-Covid, dunque. Pre-Covid, sì, sì. In un'altra vita. Seguivo pre-Covid, sì, sì. E invece quest'anno se sono rimessi in moto, lì che squadra! Buona, in saluto! Che ne è qualche dunque che parla senese lì, eh? Chi se parla senese? Età media? Eh? Età media, dico! Per tutte le qualità che dai non si fermo mancando ai 80, dimmi. Bene, e poi per venire a mangiare i raiù, stani fermo, mi dice un regista. Come? Stani fermo! Ah, scusa, dunque, perché in uscita. Scusa. A gay raio in tuo primo fin settimana del luglio a Borgo Furnari, sì. E poi mangiai anche fagiò, mi pare, capì? La magetta, anche a Borgo mangiano fagioli. Con una seiana per Bud Spencer e Terence Hill, che mi ha fatto anche sta qui varie volte, viene anche una band da Torino che fa solo musica di Bud Spencer e Terence Hill, una seiana un po' di mua che vuoi, dopo tutti questi anni e a franga e tutto, mettiamo che è tutto, un po' di mua che vuoi. Va bene, Stefano, allora, se ti ne ferri, vede gli amici e amiche che fanno i raiù, gli altri ti saluiamo e saluiamo anche gli altri con un grandissimo abbraccio del Ligurian Cœur. In tuo frattempo, non so se il professor Bampi vuoi se aggiunge qualcosa, cerchiamo da naghe anche stanno. Sì, ma buentea. Tra l'altro per me raiù, come dice anche il casaccio, è la migliore minestra del mondo e mi sono d'accordo e quindi... da mangiare a via sono sempre disponibile. Ma aspettiamo allora. Bene, allora ti gaffe. Il professore, e anche te, Gilberto. Ti gaffe, Anna no, dentro no. Stefano tu, e fa ne fa un saluto c'è? Dagli amici e dalle amiche, soprattutto a domandare se mettano una porzione da parte per il professor Bambi, perché poi mi interessa quello sostanzialmente, no? Che ne la lega, però non do la lega! Che seggia bella fresca, quando è la fetta, sul momento, a metà lì, mi danno tempo da arrivare, vengo qua a famiglia, vengo, perché intanto mi offriamo qualcosa, vengo qua a famiglia con 4 nei, insomma... Un bilancio va a caduto via! Ma no, così, lo dico senza nessun interesse.
Bene, Stefano, grazie, un saluto. Grazie a voi. Seguimo a lui. Seguimo, seguimo, mi raccomando, teni muerta la questione da frana. E allora ritorniamo in studio, telefoni aperti, e tu sento 640-771. Vediamo se che già collegò Sandro Baldacci, qual è il direttore artistico del Teatro dell'Arca. Il Teatro dell'Arca, saiva di? Cos'è il Teatro dell'Arca? Ma, no, il nome sinceramente non so da che cosa nasce. Comunque è un teatro costruito dai, dai dipendenti, dai detenuti, sì, dentro il carcere con le loro mani. Un teatro che loro vivono, loro utilizzano per le loro pièce teatrali, che offrono anche al pubblico esterno. Quindi è un teatro che serve per avvicinare la città al carcere e avvicinare i carcerati alla città. L'appuntamento è il 21 di giugno. 21 di giugno alle ore 20:30 noi presenteremo il nostro spettacolo per il pubblico esterno. Purtroppo è necessaria e obbligatoria la prenotazione, e poi forse manderemo il link, perché deve essere registrata la carta d'identità, essendo che entriamo dentro le mura, e quindi c'è un certo protocollo da seguire. Teatro necessario genova.org. L'è in qualcosa di speciale a livello artistico, l'è in qualcosa di speciale a livello sociale. Baldacci, solo tempo da in salute, una buona seianga, e poi ne parliamo in modo più puntuale dopo a reclam. Cosa gade speciale questo progetto? Il progetto è un progetto, è una stagione teatrale che noi facciamo al Teatro dell'Arca, e che dura comincia a ottobre e si conclude ad aprile, e questo è uno degli ultimi appuntamenti. Abbiamo ancora questo concerto e poi un nostro secondo spettacolo, 7 minuti, un testo preso da Stefano Massini, che metteremo in scena con i detenuti per la prima volta con i detenuti di alta sicurezza. Allora, ne parliamo da chi a un po', invece a Viatri, cari amici e amiche da casa dell'Igurian Cœur, vedimo e tu sento 640-771 per parlare con il professor Bampi, Pipistrello, ma anche Moscerino e Lucciola. La caricatura è questa qui, o è nome de sport, vediamo de ci, o è nome de balloon, ligò, ligatissimo a Zena, a spunta non va a dimmo, e o le firmo come sempre, Davide Sacco. Reclam, aspedia e arriviamo. Telefoni aperti in diretta come tutti i venerdì 6 da 9 e 6 a Degemesa, insieme al professor Bampi, con regalia anche due le swing particolari stasera. Ma intanto ve domanda a Viatri, che sei a casa, rispondei se vuoi a questi quesiti: come si dice Pipistrello, come si dice Moscerino e come si dice Lucciola? Lucciola, poi che anche a caricatura del sacco, ma che sei Viatri in linea. Buonasera. Buonasera. Chi l'ha in linea? Non riusciamo a recuperarlo. Allora, Gnatri, in questa apertura di trasmissione vogliamo dare risalto, e lo stiamo dando risalto, all'appuntamento che è il 21 di giugno. Uge Saia, dunde? Dentro il Teatro del Carcere, cioè al Teatro dell'Arca, dentro la casa circondariale, via Clavarezza 16, se uno non sa dove si trova. Prenotazione obbligatoria. Il nostro spettacolo è canzoni e teatro sulle musiche dei cantautori. Essendo che si tratta di una festa internazionale della musica, abbiamo messo anche alcuni cantautori internazionali, ad esempio i Pink Floyd. Sandro Baldacci, direttore artistico del Teatro dell'Arca, cosa significa questa esperienza per carcere, per attori come quelli che saiano in scena e non solo? Il Teatro dell'Arca è un esempio unico, cioè l'unico caso di un teatro che è stato proprio costruito all'interno di un carcere, è stato costruito anche con la manodopera dei detenuti, che hanno fatto dei corsi di formazione apposta per partecipare alla sua costruzione. I risultati come sono? Da 5 anni in funzione, e quindi diciamo che la nostra compagnia ha un luogo dove poter provare e allestire i suoi spettacoli. Ci facciamo i corsi di formazione nei mestieri dello spettacolo per i detenuti, che si preparano al tornare, diciamo, nella società, con la possibilità di essere reinseriti avendo appreso le capacità di fare un mestiere. E poi organizziamo ormai da 4 anni una rassegna di teatro che si chiama Voci dall'Arca,
che noi abbiamo chiamato di musica e teatro civile, perché facciamo una selezione sia musicale che teatrale di spettacoli che abbiano in qualche modo attinenza con quella che è la nostra mission, insomma il nostro esistere all'interno di un carcere. E allora, complimenti, intanto ricordiamo a tutti i senesi, a tutti i liguri, l'obbligatorietà di dovei prenotare, e allora l'indirizzo è teatronecessariogenova.org, Flavia. Sì, TNO, c'è proprio il link dedicato al nostro concerto. E che è questo, scegliere tu? Sì, bisogna andare sul nostro sito che è www.teatronecessariogenova.org e sul sito ci sono delle pagine dedicate alla prenotazione degli spettacoli, si va sulla pagina del concerto e bisogna iscriversi. Chiaramente, siccome si entra dentro un carcere, bisogna lasciare i dati del proprio documento da esibire al momento dell'ingresso. Seguiu, niente, andiamo come sempre a spedire, che sia una sorpresa di Zena Singers, che sono comunque protagonisti di questa esperienza, in ta conclusione di questa intervista prima da reclama, ma professor Bampi, andiamo a lezione immediatamente, perché di cosa si parla stasera? Da lezione voglio parlare di parentele. Parentele, perché ho visto che andiamo a parlare di tante cose, ma di come sono i nomi di parenti, no, non ne parlo. Allora comincio. Intanto il più importante nelle linee dirette o a femme, poi le laterali, puè e moè. Però ormai si dice... Specie... No, questo vediamo dopo di qua questo. Regia o push-it-to-esse, giusto? Perché sì. Alla seconda parte delle sium. Sì. Gli altri andiamo a parentele. Prego, professore. Allora, dico puè e moè. Poi, confidenzialmente, si dice anche papà e mamma. Ricordo che mamma, che tutti dimmo mamma per dire a moè, però in genovese è la baglia, e quindi però penso che nessuno rispetta questa cosa qui. Il plurale di papà e mamma è papè e mamè, ed effetti, ma il Martin Piaggio comincia la sua Esopo dicendo avviso ai papè e mamè, proprio quindi è così. Poi invece i figli si dice figlio e figgia. I più vecchi sono un nonno e a nonna. Un nonno se doveva di messiavo, messeravo o messiao, e la nonna madonna, madonnava. Però direi che anche le vea sono quelle lì, però nonno e nonna. Mi hai mai nei che dico nonno e nonna. I nipoti, qui distinguiamo il maschio dalla femmina, in italiano no, sono un evu o neo, che è il maschietto, e anessa, che saieva a figina. E quelli ancora più vecchi sono ubesavo, o bisnonno, o sbinonno, che è anche questa che si chiama tecnicamente una metatesi, e la bisnonna è besavo, bisnonno, sbinonna. E i pronipoti si dicono prunevo o prunessa. Il casaccio registra ancora un trisnonno, che lo chiama rebecchicu. Quindi, in effetti, quando si dice le vejo come rebecchicu, perché sarebbe il trisnonno. Nella linea orizzontale gheo frea se, poi nei lati laterali gheo barba, lo zio, all'alla, la zia, e poi anche lì si dice nevo e nessa, nipote, esattamente come in italiano. Il nipote può essere quello dello zio e quello del nonno. Frasena, qualche volta si può dire papà grande o barba grande, asena però non si deve. Il suocero e la suocera, seje, sejoa. Il genero, zenne o zeno, e anea, è la nuora. Cugnò o cugnà, cugini. Poi, upuigne e amuinga, upuigne e amuinga, che sono il padrino e la madrina di solitamente di battesimo. Il padrino si dice puiegno, la madrina muiegna, e i figli figiastro e figiastra, ecco. Mi diva che non ho messo i cugini si dice cugin. Però fu ad esena anche la versione cugio, me cugio. Anche in questo caso qualche parola si è perduta, si è andata persa. Sì, anche se... Muinga però si dice, me muinga, se uno parla dice muinga, me madrina, sì, è possibile, però queste parole chi dia che si dice? Poi un po' dei proverbi, se cioè noi a tempesta e gragnea, questo l'abbiamo messo, c'è sempre l'altro, parlati se cioè che ti m'intendi noi,
E la cosa curiosa è che in italiano si dice alla rovescia, dire a nuora perché suocera intende, invece in genovese è parla a te suocera perché mi intendi nuora, va bene, viceversa. Significato a chi mi ha dato un panga dico poè, va bene, questo proverbio così. A ste alle amoe di povei, non mi ricordo se l'abbiamo già commentato recentemente, però d'estè che cado e quindi d'estè anche in cuca poco, non si deve curvirse, curvirse guai, eccetera, eccetera. E quindi a ste alle amoe di povei. Questo non è completamente politicamente corretto secondo la mentalità di oggi, fortunà quella famiglia dove i maschi lovano e affigia strigia. Perfetto. E questo è un in rollo che probabilmente anche, però questo è, però teniamo presente, dimuselo, perché mi hai messo questi chi? Perché le ha questa a mentalità da lui, a lei proprio cancia, però questa lea, nessun aveva mai trovato da dire niente a un proverbio di, ma sei io che deve essere così. Chi aleva ne vienesse da un se cu che bende e pesse, che va vista insieme con chi aleva di figio, aleva i nemici se. Quindi bisogna dire che sono vittime, poverini anche loro, di questa mentalità. Oggi trattiamo fin troppo bene e va bene. Bene, andiamo a sera con questa pagina dedicata a cultura e a lui, Mecao Di, che Flavia Pareto, i Zena Singers che sono coinvolti in questo progetto, te faccio ripetere in che modo, ne regalano poi una canzone speciale stasera. Intanto te domando, come sei coinvolto in questo progetto Ligo au Carcere e poi che canzone sai a quella che arriva? Allora, siamo coinvolti nel poterci offrire il nostro concerto di canzoni teatro dentro il carcere, agli ospiti del carcere, è veramente per noi un momento di integrazione, un modo per avvicinarci a questa realtà. E offriamo un'anteprima di questa serata con un brano di Fossati, Il bacio sulla bocca, che ha un suo significato importante. Che lo vediamo per chi viene a per teatro. Per chi verrà a teatro vedrà la E invece Owa, la canzone con cui seriamo, questa. Alle Ifeta d'Unde però. Ah, l'abbiamo registrata a Sori, in ambito del porticciolo di Sori, in ambito Euroflora, chiusura delle serate di Euroflora. È stato un successo, una bella location. Invitiamo tutti ad andare a vedere questo porticciolo che è veramente speciale. Dire tu, una buona seianga, tante cose saievan da di Moiseneici, prenotepe questo 21 di giugno. Certo, prenotatevi per tempo. Entro domani. C'è ancora tempo, qualche giorno, e venite al Teatro dell'Arca. Bene, e allora niente, siamo pronti a sera con questa canzone mescia anche con immagini di Zena d'Alerto. Professor Bampi, sono in tanti quelli che ne scrivono e i telefoni sono aperti, tu sento 640-771, Pipistrello, Moscerino e Lucciola, però Isabella per esempio ne scrive, me fa che se già scordò all'Alla Vegia, prozia, importantissima. Levea. Italia importantissima, vabbè, la prozia, va bene. È sempre più difficile queste parentele chi è, perché si sposano i suegni da vegi, si sposano, fanno figli, quindi. Allora, una telefonata prima da canzone di Zena Singers, via. Chi l'ha in linea? Pronto? Buonasera. No. Buonasera, signora. Buonasera, senta, io lo chiamo da Varazze. Sì. Volevo dirle, ho letto tutti i vari nomeati, gli antichi, no? Sì. Mio nonno, che ora avrebbe la bella età di 156 anni, sì, mi diceva, vicino ti usa Nemesi. Cosa volevo dire Nemesi? Mio nonno. Messe è una parola che niente a Zena non si devia, perché a Zena se si dice a un tite in messe vuol dire non sei molto furbo. E però fu a Zena dice a me messe per dire mio nonno. Grazie, in saluto a Varazze, andiamo con la musica, andiamo con i Zena Singers, grazie veramente, quando grazie vorrei ritornare a Liguria anche porte spalanché, andiamo regia con i Zena Singers, via. Bella. Che ci importa del mondo? Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto, tutto quell'avvenire già venuto.
scritto, corretto, interpretato da altri, meglio che da te. Bella, non ho mica 20 anni, ne ho molti di meno, e questo vuol dire, capirai, responsabilità. Perciò volami addosso, se questo è un valzer, volami addosso qualunque cosa sia, abbraccia la mia giacca sotto il grigine e fammi correre, inciampa piuttosto che tacere e domanda piuttosto che aspettare. Stancami e parlami, abbracciami, guarda dietro le mie spalle, poi racconta e spiegami tutto questo tempo nuovo che arriva con te. Scaltro della bellezza che il tempo non sfiora. Ah, eccolo il quadro dei due vecchi pazzi sul ciglio del prato di cicale, con l'orchestra che suona fili d'erba e fisarmoniche. Ti dico, bella, che ci importa del mondo. Prontissimi, direte come tutti i venerdì sera, professor Bampi, prima di ospitare un'altra Suena in questa puntata di venerdì sera del Ligurian Cœur, sento squillare i telefoni, però una settimana speciale, particolare per Assite capoluogo da Region, perché è le sue il nuovo sindaco, confermò Uvegio, veniva da lì, in teue in cui un altro sindaco usseranava. E allora, da presidente da compagna, e anche anni fa, ne passò qualche giorno, anche in ricordo di Franco Bampi come consigliere comunale, di quella grande figura che all'estetta Beppe Perico.
Sì, mi sono stato consigliere comunale prima di lei e poi quando è stato lei mi non sono stato lei e lei sue, quindi però voglio ricordare che nel 2000 Perico le uscì con l'affetto ti affè ai cue di Grifili che in quello momento lì in grande diciamo dibattito in Sitè esisteva anche questo MIL, Movimento Indipendentista Ligure, Cupere Meivan, c'è queste cose qui, lei riesce io a intervenire. È stato minimale, sono state proprio TFEQ, secondo me che la cangia anche a Corunga, metà Corunga Reale, TSUEAE, però va bene, dimmi che intanto questo atto simbolico l'ha fatto lei. L'altra cosa di Uberico che mi riguarda di Mogucile, che mi lo conoscevo come tecnico, come quindi proprio nel suo ruolo di avvocato, perché Sena aveva un problema con i conduiti, con gli acquedotti. Sia per le proprietà, per la distribuzione dell'acqua e per la captazione delle acque. E allora Iveman domandò a Roppo e Perico un parere, cosa bisogna fare? E in effetti quando poi Perico le venne, io dico, oh, vediamo se si ricorda il parere Roppo Perico, visto quando le venne uscendo con lei, o se la ricordò, secondo me l'ha risolto come veniva detto, accatando in modo tale che l'acquedotto pubblico, l'AMGA, diciamo, l'avesse accatò anche gli altri e risolveva il problema. E poi ricordo me personale, sono a Paggio, a Palazzo Ducale, vedo quella lì con la mia... i lavori, il progetto dei lavori di ristrutturazione in piazza di Ferrari. Allora mi avvicino, ciao perché se conoscevo, tra l'altro è mio collega, è un professore dell'università, e gli ho detto, ma senti un po', ma perché te hai deciso che una ciassa, che è sempre stata rionda, che hai fotografie con i tram che girano tutti in giro, ti ha fatto venire quadrata? E lì mi ha detto, guarda, io non me ne intendo. Gli architetti mi hanno detto che bisogna fare così e io mi fido degli architetti. Ed effetti, se fio e a casa le venia quadrata. Se posso dire, però, in questa politica cria, o le anomo che i toni uteniva sempre sì, Bassi, sì, e questo sì. L'ha in gran merito. Sì, ma l'ho sempre stato così, non l'ha mai fatto. E tra l'altro, bisogna di avere te. Perico 1 l'è stato veramente, l'ha fatto un migio di cose. Tante le vea che mi ricordo che. Il slogan per Perico 2 per la rielezione era è un'altra Genova, che era significativa questa frase qui. Giulio Bertone, nuova ospite con Gnatri per parlare anche un po' di magia stasera. Alegusci? Buonasera. Buonasera. Ben onore sta chi a Liguri anche. Ti ritorni dopo un po' di tempo, in tu mese che è stato tutto, Covid e quant'altro, tu sei neso lì a Zabun, se ricordo bene, professor sì. Vampi, e o me pare che se sei già anche migliorò, giusto? Sì, ho studio molto bene, sì. Non se ne fai mica sfari io, professor, stasera? No, però chiedo un po' un aggiunto a professor Vampi. Ah, sì? Posso, sì. Perché mi... volevo ai figli che piace un sacco questo trucco qui e volevo un po' zegare con te, se posso zegare con te? Sicuro. Su chi vuole un libro, quello è bellissimo, che piace un sacco ai figli, su chi vuole un libro incantò, perché siamo magici e femme magie. E allora, su libro qui, se ti vedi però, ho letto il tuo gianco, e come femmo, ova come femmo. Allora chi ti mi servi ti? Mi serve un aggiunto. Cosa ti gheli? Fa vedere a tutti. Oh, questa fa questa che sono contento, poi non ti arresti il bicho. Te magico. Go a bacchetta magica. E che è una parola che tutti i maghi dicono anche è? Com'è? Abracadabra. Abracadabra, che se siamo conosciuti a quello festival che gamba quella parola. In senese non aveva la traduzione. Tra l'altro abracadabra, che tutte A sono parole particolari. È difficile. Te domando di fare un po', aiutarmi a far comparire tutti questi animali. Ti devi impegnare, dimmi un po'. Abracadabra! Te chiedo di farlo, te domando di fare una trotta. Abracadabra! Seguo dell'effetto giusto. Sì, allora, devi seguire qualcosa. Seguo, Gapreu. Ah, ti vedi? Ah! Ora, però, te devo tenere in negozio? Come è possibile? Perché te stai tu così bravo? Scusa. Non so se ve ne sei resi conto da casa, sci anche con Luigi che è qui, voleva tutto gianco prima e ora con l'abacadabra del professore, de bestie. Però fammi un'altra cosa. Scusami, ma coloremo. Ok, fammi un altro bel abracadabra. Abracadabra! Sei troppo brava a fare abracadabra. Miamo un po'? Oh, mia!
mi ha usato le sciolte. Tutto coloro, su professore insegna senese, fa magia, fa tutto. Però ti me devi far sparire tutti gli animali, perché non puoi mutenirli. Torna a abracadabra. Abracadabra! È un po' triste questo. Un po' triste perché sono manetti tutti vivi. Oh! E ora torna già. Torna tutto gianco. Ma complimenti, Shuban, grazie. Mi applaudo. Succede anche questo a Liguria anche, Giulio Bertone straordinario, che mettiamo anche un po' d'allegria e de freschezza, perché de robe tristi, insomma, nemo pinghe stacche. Dito questo, però, a questo punto avessimo bisogno anche de viatri, al 200-640-771, per rispondere alle domande, nuda magia di Giulia, ma quelle del professor Schusenese, Pipistrello, Moscerino e anche Lucciola. C'è cosa voleva dire, regia? Che è una telefonata? Pronto? Vediamo se again. E questa invece la carica più a Davide. Pronto? Chi l'ha in linea? Buonasera. Buonasera. Mi chiamo Giuliano. Prego. Allora. Chi è? Dimmi. Ha caricato lo russi. Cucino. A c'è bella. Sì. Alla lucciola. Sì. Un garbo. A voi che dice Garbo, a Sena che dimo beggio. No, ma Garbo in realtà non l'avevo domandato. O Garbo, sì, o per tuiso è solo in modo per di chi chiedere a miagia da caregatura. Però è curioso, professor Bampi, che questo signore che io ho visto de re a miagia o cucinosofo de Monteggio. Penso che o cucinosofo quello è ben ben ricco, o vorrei avere comunque palanche di questo signore qui, per carità, sei meritia anche perché l'ha raggiunto traguardi importanti, l'ha ligato un balun da nostra città, da città di Sena, non ho detto di quale spunda, ma da chi un po' vediamo tutto. Dunque però parliamo di sport, parliamo di balun. Grazie comunque, in saluto. Dito questo, professor Bampi, i telefoni restano aperti, e tu sento 640-771. Salutiamo un altro amico del Liguria anche, Eliano Calamaro, già primo violinista del Teatro Carlo Felice, lui ha cognato mercoledì sera a viaggio in Liguria, una deliziosa sua musica, ma stasera con le maniche curte non l'ho mai visto, o vedo stasera. E non so se è note musicali anche c'è quella magetta lì, c'è quella camicetta lì come se è solito, però professor Bampi, bisogna anche anche un po' parlare, insomma, di manco rispetto di questa città per Paganini, sì. E per questo diciamo Eliano Calamaro. Le è successo qualcosa di brutto i giorni passati, no? C'è un incastro a statua, e però questo, siamo in un periodo dove, non so, non vogliamo ricordare, vogliamo essere una generazione senza memoria, e allora ti inciastri, insulti, cacciano su un mezzo di statue, invece la statua comunque testimonia, è quello che dico prima anche qui, i proverbi, testimoniano la mentalità di un certo momento, eccetera, però andare proprio come fa quello scemo lì a inciastrare tutta la statua, non... È un'azione senza senso. Eliano, a te, visione, se che può essere una visione, c'è questa cosa qui, insomma, che mi pare che persone di buon senso che ne hanno solo una visione, però da uomo di musica, da uomo che l'ha speso tutta la sua vita professionale per Paganini, cosa porta di? Questo. Ma a me, di Ivan, proprio in due parole, non ho parole. Sono quelle cose che ha come mentale... bisognava di tutto, insomma, è una cosa veramente sconcertante. E tra l'altro non me l'aspettavo manco, perché è talmente da poco che poi oltretutto quelle telecamere, tutto, insomma, non me l'aspettavo. Perché a Sitè di Sena, o de là di scemi che lasciamo a parte, che mi ha anche detto troppo spazio, a deve essere riconoscente invece a Paganini? Paganini l'ha portato a bandea di Sena in tutto il mondo, l'ha fatto parlare di Sena in tutto il mondo. È un esempio per i sueni, ma per tutti, di quello che si può fare, anche se lei praticamente ha questo genio, violinista, bravissimo chitarrista, mandolinista, compositore, sono che fosse stato lei, non sapessimo anche a musica, a composizione come sapeva, perché l'ha influenzato a tutto il periodo classico. Quindi non è solo virtuoso violinista con la portò, il violino al massimo, ma l'ha influenzato proprio a composizione. E... Professor Bampi, che è qualcosa da aggiungere, c'è questa tesi che anche ai non addetti ai lavori a regala in Paganini anche un ciceo di quello che è momentaneamente in Tioge e in Teuege? Sì,
Si dice spesso che i senesi non siano già riconoscenti verso Paganini l'hanno trattato male, l'hanno tenuto quando voleva anche di morto, l'hanno tenuto su a San Giacio per un certo periodo, poi anche un mesimo Paganini che voleva cattare a sua casa, a sua villa a Siena, poi a fine l'ha cattato a Parma, me pa. Quindi gli è stato questo rapporto, perché i senesi sono di Morcin da questo punto di vista qui. Va bene, ti metti lì, se non ignate la nemmo che i traffici da fare, che li seguagna e palan, ti vanno a suinà, se non vanno in purente corti, ma c'è un po' questa mentalità dei genovesi. Lei secondo me voleva bene a Siena, e poi teniamo presente che niente, siamo arrivati al limite, e siamo cacciosi a casa, perché anche questo qui faievan da tante altre parti, faievan cose fasse per avere qualcosa, niente, che l'avevamo e cacciamo così, sistematicamente. Quindi non serve quello che va lì a Ciastra, che pensiamo niente, poi cianciani qualcosa prima. Le triste, ma le cusci. Eliano, mercoledì 6 a viaggio in Liguria, ti è velocemente ripercorso la tua carriera e ti è citato tre monumenti, no, con cui ti è travaggiato. Ti faccio ripetere per chi non l'avesse sentito. Sì. Ennio Morricone, Bacalov. Luis Bacalov e un compositore di mi sfugge. Vabbè, andiamo a rivedere la registrazione del viaggio in Liguria, ma tutto questo Lea per domandate invece con Paganini che ti metti su podio da storia musicale. Piovani, un mi è venuto che ho assetto in testa Paganini, e Piovani. Praticamente li ho avuti tutti e tre in su podio e mio in l'orchestra in su palcoscenico. Straordinario, ovviamente. Ma tutto questo te diva lì a per domandate con Paganini invece che ti che metti su podio de sempre da musica. Perché immagino che per te Paganini usegge se no primo, secondo o terzo in questo podio virtuale. Ma Paganini praticamente è una mentalità che bisogna un po' entrare dentro, bisogna un po' capirlo, perché è violinista, è virtuoso, ma la lasciò di messaggi ben precisi, che se più vede attraverso quello che l'ha scritto. Se la sua musica tecnicamente non si interpreta come lei l'ha scritto, le stesse note però significano una cosa diversa. Ecco, ma tanto per capire, e se saluiamo Eliano, sì. Da sua grandezza, chi è stato, tanto per farlo capire ai sueni, insieme a Paganini, chi ti metti ai primi posti? Ma come compositui, ti mi domandi strumentisti o compositui? Compositui. Ma per esempio Johann Sebastian Bach non è una frase musicale che non possa piacere. Johannes Brahms, Beethoven. Beh, parliamo di questa caratura, via, sì. Tanto per rendersi conto. Sì, sì. Eliano, grazie. Come sempre, quando ti vuoi venire, porte spalanche chi a primo canale. Grazie di cuore, Eliano, grazie e speriamo che sia stata una pagina da scordarci. Grazie a te, buona seiana, grazie. Grazie. Giulia, se riparte dopo la reclama, come? Se riparte con un altro trucco di magia, un pitinincio difficile. Sempre abbiamo professore? Sempre abracadabra? Abracadabra, sì. Andiamo a reclam a Spedia, ma ricordate di Pipistrello, Moscerino e... Lucciola. Stavo dicendo l'anzenese. Arriviamo. E tu sento 640 771 per parlare con il professor Bampi per rispondere alle sue domande. E poi a proposito dei maghi, ne arriva un dopo che se ti chiede in cacciavie o te costruisce in grattacielo. Suona il telefono, ma Giulia è pronta con una nuova magia con il suo collaboratore che si chiama Franco Bampi. Precedenza a Viatri, però. Chi l'ha in linea? Buonasera. Buonasera. Prego. Mi chiamo Giovanni, sono de Varazze. Bene. Vorrei dire una cosa, professor Banti. Sì. Mica avevi una cliente del 1960-70, cioè come me, 86 anni, no? E che mi diva sempre, sia a Natale che a Pasqua, ma Giovanni, o di no da nuce. Cos'è questo di no da nuce? Io non l'ho mai capito.
Grazie Giovanni, saluto a base. Udimo sempre ben ben da Renta Natale, ova siamo tosto a Ferragosto, ma lo ripetiamo. Di Nanda Nuge, lei tante cose, però ultimamente ulea un regalo che favano i biteghè ai buone casane, che poi vanno a darmi mese tutto il caffè o dare qualche cosa, dare non so. Quindi buone casane si intende i clienti affezionati. Sì, i clienti, sì, i clienti. E quindi gli altri così. Poi di Nanda Nuge è anche quello che per esempio i barbi magari davano ai nevi, su Natale, eccetera, o regalini. Però poi ultimamente, quando si deviava e se usava di Nanda Nuge da parte dei butiche, i butiche non danno niente, che hanno problemi anche gli altri, quindi cangiò il mondo, insomma. E tu sento 647-71, che anche un tempo per rispondere alle domande del professor, ma anche per di chi lei ha caricato io da Davide Sacco, Giulia Tucatura a te, mi raccomando, non fanno sparire o su bampi. Non mai faceva una cosa simile, o mi serve per aggiutarmi. Diceva, professor, prima, che voi raccontate un po' una storia molto stringa, che te volevo fare delle domande. In tu medioevo, che hanno per esempio i principi e curiosimi se dico cose, e principesse e regine e poi che ha? I re. Ah, che bello, anche preparo. I re, se, in te carte su? Quante quattro. Su? Quattro. E ti mi dici quali sono? Le de picche, de spa, picche poi sarebbe spa, come diciamo in italiano. Bravissimo. Picche, denari, cuori e fiori. Bravissimo. E se ti vorresti essere, dovessi essere un destire chi? Chi vorresti essere? Ma non so chi è, un re di denari. Beh, di ne, perché di ne? Perché non si sa mai, non guarda mai. Ok, in tuo principio mi gava un show tappetin. Una bustina, ok? Alena bustina. E tu ti metti tu? Re di denari. Di ne? Di ne. Non te cangialo? No. Ma che figura. Non te cangialo? No, non cangiamolo. Fermo così, in favore, scusami, non sono tanto pratica. In favore, russo è russo? Oh, non so se si vede, però, ora è quello di ne. E finché lei è anche semplice. Ma mi te dico, hai una possibilità in sce quattro, l'è corretto? Sì. Ma come fai a sapere che il tuo re olea l'unico con un urso diverso? Ah, questo è un mistero. Ah. Grazie. Ma quante che vuoi per imparare sta roba chi è? Che vuoi passion, poi le bellissime con i figin, ma anche con me nonno a Natale mi fa su delle durie perché non capisce i trucchi. È bello, è divertente. Non è che ti posci anche Faspari i laghi do Gorzente, o che è questa siccità è chi, e se ti ne levi anche no. I laghi alla morte scetta, eh? Sì, no, che vado a camminare, non posso farli sparire. Questo signore con ritorno dopo qualche settimana a Liguria anche con in cacciavie in man, oppure a costruire i grattacieli, perché a manualità alle casa se, o recita anche, o è anche in poeta, ma lo è anche un intagliatore del legno, e da qualche tempo a questa parte o è anche un alpino. Michele Balostro, Vigella, ti è? Sì, come al solito non mi fa Skype, che sono per telefono, ma basta capire. Alpino non allora. Posso essere, non lo fate un militare. Allora, cerchiamo di capire chi è, perché abbiamo fatto un record mondiale un mese fa con il tuo collegamento, un record mondiale di ascolto, perché mi avevo detto complimenti, sentimo, per la vegetazione. Oh, stasera mi veniva da di complimenti per il panorama che si vede da casa tua. Cosa ti chiedi da re? Sono da un parco da stanza. Ma ti chiedi un'aureola anche di Sant'Iteli, caloccia di re a testa? No, quello lì cosa è la luce? Un posto che lascia i cavelli di nota. Vabbè, allora, per chi se fui se perso quello che è successo un mese fa, o rivediamo, perché o Vigella o la natura è perfetto, o va sul palco a recita in senese, ma ne offre anche questi spunti. Rivedemolo. Sono chiuso il telefono perché non riesco a fare un computer. Però l'immagine è estremamente bucolica, complimenti. Che cosa è lì? Che piante ti hai alle spalle? Mi veramente sui in sala.
Veniva, ti vedevi tutta la poesia da televisione. Vabbè, comunque, Vigella ha sempre una sorpresa. Le faccio salutare dal tuo amico, che è un professore. Ciao, ciao Vigella. Allora, tutto bene lì? Sì, sì, è tutto a posto. Vabbè, ti chiedo il telefono, però te vediamo, eh. Beh, non sai cosa ti chiedere, oltre che sei in sala? Il divano a carica, però non guarda. Il divano con le sue erto che a te, testa. Quelli fiori lì, meno che lo vedere a schiena. Ah, ah, non ti chiede. Sono, no, no, no. Sono virtuali quelli. È bene, ah. Proprio di sci. Ma tu sai che ne scrittura a Cinecittà e femmo i miliardi, caro Michele? Se femmo i miliardi con queste cose, chi siamo veramente macio a piedi? Detto questo, l'audio lo migliorò, uno scegua ciù, come un mese fa. Bene, bene. È che sta quello. Però in tuo frattempo, mi pare di parlare con un santo, un professore, perché quella luce lì poi a spalla un po' avanti, un po' a venire. Dito questo, Michele, non so se ti hai visto che cosa abbiamo presentato stasera. Carte che sono, poi sparisce di tutto. Bellissimo, bellissimo. Dito questo, quante cadughe dai tuoi parti? Ti abbiamo lasciato ai laghi di Gurzente o so che ti è un po' più a valle? Sei un po' la nostra salvezza, sei la salvezza di Siena, viatri, che vi occupè di quegli invasi lì. Ho la salvezza di Siena, però sì, comunque ho delle guaffe, fino a che ne è, ma sa va avanti, così poi andiamo un gramma, c'è le questioni di tempo. Segui io. Te femo e morio e scherzo perché che ma confidenza per farlo e soprattutto Vigella ule nasso in tutti i campi, anche quello insomma da simpatia. Però un collegamento con te stasera invece ule relativo a qualcosa di tanto erto, di tanto profondo, perché ti abbracciò e avvicinò un mondo di alpini che sono sempre meno per il ricambio generazionale che ostenta a esighe, però alpini se può essere anche senza aver effetto o militare in quello corpo. E cosa succede di particolare andando a rivedere questa adunata che è stata qualche settimana fa, che l'ha fatto parlare anche per effetti di cronaca, se siamo su ferme anche gli altri c'è quello, ma ovviamente non interessa altro stasera, Michele. Cosa è di speciale in tuo mondo alpino? Praticamente domani arriva a piastrina del riconoscimento, anche perché dopo 80 anni del alpino, che si chiama Paolo Repetto, con lì ad Assae nome de Cabanne, aveva 24 anni, è morto in tu campo di concentramento di Tambov in Russia. E arriva domani a piastrina del riconoscimento che veniamo in San Giesa per ricordare a tutti cosa è la guerra. Un garzonetto di 24 anni in pinda vita arriva una piastrina. Dunque, niatriamo Rio e Scherzo, come se fa a Liguria anche, che approva anche a leggere i toni, però ovviamente, come dice sempre il professor Bampi, usenese l'effetto per parlare di tutto e per parlare anche di tragedie come queste, quanto mai attuali. A Gesia, che ti richiamavi un tuo intervento, è a Gesia de Cabanne, dunque a Cabanne de Marcarolo, mi chiede? Sì, sì, Cabanne de Marcarolo. Domani chi vuole partecipare, come fa? Domani come si chiama? La commemorazione. A che ora? A lua da messa, quindi sei a 4 ore del mio padre. Gli altri si vedono a 2:30 da sede di Alpini. Sì. Professor Bampi, salutiamo Michele Vigella con questa notizia, insomma, non solo dedicare a un mondo di alpini, ma dedicare a tutti quelli che con il nonno, con il papà, con il barba, con una lalla, un mondo da guerra l'hanno vissuto in i nostri territori e non l'hanno sentito magari in Ucraina, in zone che sentimo ai telegiornali. Come salutiamo Michele? Niente, devo continuare a trovare qualcosa da fare, perché è la cosa principale che ho capito, che lì bisogna darsi da fare, fare qualcosa, se non il tempo non passa mai. Sì, sì. Lei va cominciò con i retaggi, intarsi, eccetera, eccetera. Do legno.
Du legno, sì sì. E mo va avanti, diventò in maestro, c'è quello. Bravo. Trova tempo anche maestro per abbracciare gli alpini, ti ne divi Michele? Magari in maestro. Dai, oh, con legno, dai. Marangio. Come diva ma me, non perché... Bosco. Come? Come diva me, nonno, quando fava cucutello, fava qualcosa, te diva Bosco un po'. Vigella, grazie. Se sentimo la prossima volta, però, che sei a terza senza spero, cornetta. Sì, spero proprio con il computer. Grazie, ciao, un saluto, grazie, un abbraccio e un complimento per la tua simpatia. Giulia, fermo ancora in tempo per tenere in minuto perché è una telefonata, credo, in linea. Buonasera, chi l'è, cugnatri? Pronto? Buonasera, prego. Ciao Gilberto, sono Gianni da Bave. Ciao Gianni, dini. Volevo dare risposte. Pipistrello. Pipistrello, niente, ci abbiamo a Bave il rato per Nugo. Moscerino. Uscin. E poi Lucciola. Lucciola. Ciao bella. A caricatura? Ma niente, pa Onofri. Onofri, grazie e in saluto professor Bampi, un giudizio su Giulia, su Senese. Ciao Gilberto, buonasera. A Vegene. A Vegene. Tu mi dici ti cusci? A Vegene. Perché sì, perché rappresenta che me principio per rilanciare Senese, che parlano le donne, così maschi l'imparano de seguito. De seguito. De seguito, non che Dio dice. Bene, come se fa a cimentarsi con la magia che vuole la stessa pazienza o lo stesso tempo di travagliare il legno con Diva o Vigella oppure no? Sì, sì, che vuole del tempo, che vuole da passione, e è meglio iniziare da piccin perché ti stupisci tutti, è bello, è comunicativo, ti ghe tanto e ora che serve a comunicazione perché dopo questo periodo che mi passò di stare in casa non è tanto bello, e è assolutamente bellissimo. Un po' d'applicazione, però perseveranza. Bene, a magia non finisce qui, alligure anche, un altro ospite dopo Giulia, grazie ovviamente. Grazie mille a voi, grazie questa collaborazione Bampi con il professor Bampi. Andiamo in reclama a spedia, che hai anche un tempo per parlare con il professor Bampi e per rispondere alle domande. Arriviamo. E tu sento 640-771 e allora i telefoni squillano, ma in tuo frattempo vi proponiamo con il professor Bampi, tanto che rispondi a queste domande, Pipistrello, Moscerino e Lucciola e a caricatura che vi fanno vedere in tu pertuso, vi regaliamo in tocco de musica firmò Mike FC in collaborazione con Andrea Facco, con un grande merito, come sempre quando scrive Mike o quando scrive Andrea, fane riflette. Usenese magari entra un pitin de meno, ma entra usenese, entra l'italiano, l'inglese, tutte le lingue del mondo, con i tempi e la società che stiamo vivendo. Via!
Nusulu Mike, come hai scritto, e Andrea Facco, come hai visto scritto in queste scritte, ma seguiamente in video come fa riflette. Professor Bampi, ripartimmo con le domande, i telefoni sono ancora aperti per in quarto d'ora, 800-640-771. Dega sutta, mi raccomando, dimmo anche che Pipistrello, Moscerino e Lucciola sulle domande di stasera, ma dimmo anche che venerdì prossimo sarà il 24 di giugno, qualcosa di Cipesena in patrono, no? San Giovanni Battista? Sì, il nostro santo patrono, è la cerimonia importante è quella della benedizione del mare, e che quindi invocano, insomma, che il mare sia sempre clemente in confronto di naveganti, perché quando hanno partito da Mira con le Essenie, hanno deciso di dividere. Quando l'hanno divisa per portare a casa qualcosa, i senesi, le venì una tempesta che non poteva finire, allora l'hanno rimessa insieme, come l'hanno rimessa insieme, o mal le venì un calmo e sono arrivati a Siena. E quindi il nostro patrono principale, perché Siena ha quattro patroni, e il nostro patrono principale è San Giovanni Battista, che viene festeso il 24. Filippo Rossi, Luciano Castagnola, ne mostrano a Siena de notte, bella come sempre. E gli altri tre quali sono però? Saliva anche da domandarlo ai senesi. Sì, dico poi. E lì su divano, quando sei in sala, che ne stai a sentire, o che sei in cucina, che sei con il telefono domani in mano, quali sono? Poi senti, poi manca domandarlo, poi dimmi un fatto. Sono in difficoltà, professore, sono in difficoltà. Te ne viene in mente tre, perché un quarto è un po' più difficile. Sentiamo un po' cosa ne dice Giuseppe Scotto, quali sono gli altri tre? Gli altri tre che ti è in mago? San Biagio, e mi non so quali sono i santi. Giuseppe Scotto, scuola di magia, è anche il riferimento a proposito di Siena, la nostra scuola, città. Scuola parolone, però sì, a me piace tanto la magia. La faccio come osenese, la faccio un po' così. Amo la magia, che è una bottega dove faccio la magia. Dove lei che sei? E in via Lucoli, in tuo centro di Siena, in Te Caruggi, e gioca a Lucoli, a conosciamo tutti, una vecchia bottega. E ma anche ti dico, mi raccomando, non fa sparire i Bampi, perché Pignatri non è un prezioso di più. Bampi no, lei è un'istituzione. Tutta Siena. Gran telefonata, regia? Allora, domandiamo un po' a questo signore o a questa signora. No, vorrei saperlo, mio professor Bampi. Allora, non aspettiamo, tanto alla cacciosa la signora. Quali sono? Uno è San Lorenzo. Sì? Momento, che sento squillare il telefono. Buonasera. 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 Chi parla? Devo dire qualcosa lì. Sì, ora domando mia. Come lo suo nome? Ugo. Sana Turisa. Allora Ugo, chi è il professor Bampi udiva che non è solo San Giovanni Battista come santo patrono, l'ha detto che è anche San Lorenzo e poi che ne ha altri due. Quali sono? Pronto? Pronto, sì. Che siamo? Sì, siamo sentito? Ma mi gli ha fatto un'altra cosa, gli ha un po' pipistrello. Va bene, accontentiamo se è un pipistrello. Prego. Volevo un ratto per Lugo. Sì? Sì? Un ratto poi? Per Lugo. Moscerini? Moscerino? Rato per Nigo. Va bene, basta. Giusto? Un dominò, no? Foscia sci, va bene, ma vorremmo sapere anche Lucciole e Moscerino. Lucciole va bene, e ne pensiamo gli altri, Ugo, da chi ha qualche minuto alla dito, bene, giusto, grazie Ugo, un saluto, finimola però questa qui di Santi Patroni. Allora, santo patrono principale San Giovanni Battista, San Lorenzo titolare della cattedrale, poi San Sorgio, che è il santo guerriero che passava a andare a Gesia prima di partire, e l'ultimo è San Bernardo. San Bernardo. San Bernardo. San Bernardo. E solo per quando è stato a Genova, diciamo dopo l'anno 1000, lui ha detto, mi sa io sempre con Viatri. Quando ne avevo bisogno, 1625, prima guerra savoina, che i Savoia avvenuti, hanno invocato San Bernardo e l'hanno nominato come santo patrono della città, copatrono, diciamo, e quindi il terzo, le San Defetti, che è una strada anche nel centro storico, si chiama via San Bernardo, che è la strada da patriziato genovese, di palazzi bellissimi. Ti vedi che ha uscotto Giacomo, professor Bampi? Tutti i venerdì sera ti impari qualcosa. Stasera impariamo per esempio a magia. Dopo un reclam, due numeri di questo signore qui da non perdere. Stai lì perché le roba giusta. Arriviamo.
per i mobili stavamo pensando... Dovete andare dove ha comprato la cucina zia Adelaide. Ha speso pochissimo. Non scherziamo, eh? Per l'arredamento serve un'azienda solida, sicura e con tanta scelta. So io dove portarvi. Ma dai, pa, ma dove vanno senza un arredatore? Tranquilli, ci pensa il mio amico architetto. Ho detto te le porto io. Passa del mobile, tutta un'altra musica. Asta del Mobile, la scelta di 100 negozi in un unico spazio. Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider. Primo Canale presenta un altro grande evento in occasione dei suoi 40 anni. Dal 14 aprile al 31 luglio a Palazzo Reale, Genova 60. Un viaggio entusiasmante in quella fucina che fu la Genova degli anni 60. Attraverso l'architettura, l'arte, il design, la fotografia. In un pugno di anni la vecchia Genova si trasforma per trasformare visioni in realtà. Con Primo Canale 40 siamo i main sponsor di un grande evento che indaga e conosce uno straordinario decennio di storia, arte e cultura. Genova 60 a Palazzo Reale. Lavora con noi. Cerchiamo giovani laureati in materie tecnico-scientifiche, ingegneri, informatici, matematici, fisici. Vai su www.liguriadigitale.it e scopri tutte le posizioni aperte. Parliamo di magia anche, stasera a Liguria anche, e parliamo di magia con questo suenotto, Giuseppe Scotto, che ce l'è contento se che dimo suenotto. E allora, ripartiamo da te come, Giuseppe? Allora, bene, no, che proemo con questo senese, quello è bello. E un Schitimiri, Schitimiri è un personaggio che mi piace tanto, lui è un figino. Aspetta un attimo che mi dice anche siamo sfortunati stasera perché ti è salto il microfono, allora facciamo così, pigiamo tempo e in tuo frattempo il professor Bampi va a sciare un di Poscituese, giusto professor Bampi? Sì, seguo io. E allora cosa hai da dire, Poscituese? Poscituese, questa parola qui che a sé deve tanti contesti. Ma quello più famoso è Poscituese al ghetto, che veniva detto quando chi ha un figlio che le ha un vicendo, che si mesciava in continuo, allora si diceva Poscituese al ghetto. Cosa vuol dire questo Poscituese al ghetto? Da dove viene? Intanto questo Poscituese vuol dire possa tu essere. Quindi è una forma arcaica che se arriva a fingagnate proprio in questo modo chi. Possa tu essere. Poi alighetto. Allora io mi vedo ricordare che esiste anche in italiano una cosa che si chiama il frequentativo di un verbo, cioè che esprime il ripetersi di un'azione. Per esempio, saltare, saltellare, mangiare, mangiucchiare, parlare, parlottare, ecco, vivere, vivacchiare. Questi sono cosiddetti frequentativi del verbo, anche il genovese ce li ha, per esempio volare, joa, e c'ha svolazzare, joata. E allora questo alughetto è il frequentativo di un verbo che è alugà, riporre. Quindi alughatà sarebbe riporre lì per un po'. E allora Poscituese alughetto è perfetto, vuol dire possa tu essere. Se diva anfigeco se mescia sempre in continuo, possa tu essere messo lì per un po'. No. Ecco, e questo è un significato. Poi Poscituese, se devi anche me, Poscituese è il mio innamorato, Ulen Poscituese è un birichino, che venì in Poscituese gli è venuto un accidente. Quindi se devi anche in qualche altro contesto, ma quella forma lì. Tieni presente che questo alighetto che tante volte ricorda Lucchetto ha tratto un inganno anche qualche grande commentatore del genovese che vi possa tu essere
è chiuso con un lucchetto, invece ve lo dico quello che ho detto me. Grazie professore, come sempre preciso, puntuale e una leva dalla testa a tanti dubbi, tante perplessità. Giuseppe Scotto, ti ho interrotto o non hai sentito la tua voce da casa o assenta? Ti allora... senti? Oh, forte e chiaro, oh, perfetto. Via. Siamo. Allora, alleghetto è una parola bella. E uschitimiri, alleghetto anche lui. E allora, fa uschitimiri questo gioco. Uschitimiri ai bimbi piace tanto. Bello che piace, perché la magro lì, la piccinina, yeah. E che sono tante carte, come quando fuori piove, quello è cui, quadri, fiori e picche, spade. Ti mi dici una carta, una su 52, una sola, una donna di cuori, re di no, quadri, quella sette che ti di vede. Fiori. Il sette di fiori, ma pensa a te. Serve per la primia. Sette di fiori, esatto, volesto chi? Allora, per la prima, o la buona, è una buona carta. E ho scritto miri, attenzione, te lo lì. Aspetta. O la stucchia ho scritto miri, aspetta che lo fammi vedere anche da casa, aspetta che arriva sì, Filippo. Vedi, ecco. Te lo lì, te lo lì. Allora, ho scritto miri, attenzione, si tira giù il cavello, ma pensa te, tira su una carta, e la carta, tacchete, esattamente. Il sette di fiori ha avuto una possibilità su 52. Quindi Ubampi ha scelto il sette di fiori, o Schettimiri, che è tremendo, o l'ha scelto il sette di fiori. Grande magia, bravissimo Schettimiri, che è un genotto incredibile. Grandissimo, e queste cose le fanno ai piccinini, che piacciono tanto, te. Ai festival, ma dai 5-6 anni in su. Allora. I festival da magia che ne tanti, domani ne un, e animoli, in Tasciorba. Harry Potter. Allora, lancia... il regista commette in mezzo in cuffia l'idea che sei messi d'accordo su Sette dei Fiori. Se ti vuoi, proviamo anche e ne fanno un'altra. No, beh, no, ne però, un'altra. A serietà, a credibilità, alla P maiuscola del professor. No, perché dice che? O la mia ex vice. No, e la così, io capiggiavo sempre un zucchero. De seguio non so se siamo messi d'accordo. Questo, no. Questo seguio. Anche perché se vanno avanti fino a mezzanotte, finisce sempre al mesimo modo. Sì. Ma passa la premia, quindi sette di cuppe. Giuseppe si prepara per un tocco con sera questa okay. trasmissione, però professor Bampi, gli altri dovemmo invece di a questa gente che ne sta a sentire risposte di questa settimana. Non erano difficilissime, però una foscia un po' più di altre? Ma sì, però l'hanno indovinato, ma sì. Te l'hanno detto giusto. Ma per fortuna, perché quando le parole sono queste, che sono parole comuni, in realtà, per fortuna che siamo, se no allora... Ratto penugo, non per nugo. Allora, è registrato ratto per nugo, però tanti, anche me l'ho sempre sentito di ratto per nugo, con a R. E il moscerino, Mushin, e la lucciola, Ciabella. O c'è belle quando è plurale. E che lei ha caricatura? La caricatura non so, e mia aveva. Ti l'hai conosciuta di Giuseppe? Caricatura? La caricatura? Mi aveva detto Onofre anch'io. Non. Invece, no, Olea, ben Gianco, ma non Olea Onofre. A traspunta, se parliamo di Zena e Doia. Olea Mister, CT da nazionale, con un affetto guagnale europeo e che invece un affetto pigiana dell'Ujung, show mondiale. Spunta ci Sandorian, si incassiva forse un po' con Davide Sacco, le che tegna così tanto al viso liftato, di così, lì, Uga. Un po' di rughe di troppo per i suoi gusti, però la sherpa a cui Bobby Gol tenne tanto. Detto questo, andiamo a sera in questa seianga dove abbiamo parlato di tutto, di magia e non solo, con me, caro Giuseppe, con che tocco? Oh, con un altro tocco con quelle carte, ok? E qua ho bisogno di turno do professore. Seguio. Volentieri. Allora, attenzione. Allora, le carte girano, mentre girano ti mi dici stop, poi ti passo un masso. Ok? Mentre va le carte, attenzione, dimmi stop quando ti vuoi, Dimmi quando ti vuoi stop. Stop! Ok, questa è la carta. Ok, miala, fa la mia a tutti, Mino. Dove okay. si va? Mino devo... oh, ok, ora ti ammetti chi, Oh, attenzione, che è complicata. Pigio masso, cusci. Ok, cusci, tenilo cusci, non farlo cadere per carità. Concentrazione! Allora... No, tranquillo,
tranquillo, ho un'ottima mira, una mano molto ferma e miro al mazzo, ok? Vai tranquillo, ok? Ah, un mazzo qui, te lo lì. Oh, la vedo, te la lì. Oh, brucia, oh, bellissima te chi. Allora, se ti te ricordi a carta 1115, 3400, no, la carta all'est chi? A Gauboggio. Alle quella? Ah, sì, alle quella lì. Allora, questa, incredibile. Ecco lì. Incredibile. Le muffette anche stavolta. Me pa che dorì a naga a sciorba, domani. Che uap, impara sta roba. Tutto il giorno, domani dopo domani. E sci, fanno un quidditch. Fanno. E non so che cos'è. No, lo so che cos'è. Sono le bocce di Harry Potter. Le gaubuccine, il galattore di Harry Potter che viene lì. Insomma, è una festa, una bella festa. Spettacolo. Giuseppe Scotto, grazie. Grazie anche grazie a Giulia Bertone per averne portato anche un po' di allegria, di originalità. Professor Bampi, venerdì prossimo ripetemo festa di San Giovanni Battista, patrono di Zena, a procession per chi vuesse, a parte? Allora, a parte da San Lorenzo a sì. Cinque, viene nata la domenica Corpus Domini che parte da San Scia, fa due cattedrali, a parte da San Scia va a San Lorenzo, mentre San Lorenzo parte da San Lorenzo, va a Porto Antico, Benedizione Dumas e poi ritorna in San Lorenzo. Chi dal sacro al profano, chi vuole invece demuasse con queste magie per tutete, domani va a sciorba, ma anche domenica, una di tu Giuseppe Scotto, dunque va per Carugi. E se non niente Carugi, via Lucoli. Grazie veramente. Ma grazie a voi. È tutto, professor Bampi, se vediamo alla prossima, grazie come sempre, in saluto a tutti gli ospiti, in grazie al nostro regista Filippo Rusci e ovviamente anche a Luciano Castagnola. Buona settimana, signoria.